Sono qua per testimoniare il dramma che ha attraversato questo paese. I cittadini traditi da un sistema che anziché curarli li ha uccisi. Prima con la pandemia e poi con le cosiddette cure e vaccini vari. Questo Fortitudo che ha radunato tutta questa gente, bravissima, a prendere del freddo per un ingrato schifoso che non merita nulla, che ha rovinato tante vite. I poliziotti sono qui per difendere il popolo e non devono difendere un assassino. Se hanno una coscienza, se hanno dei figli, se pensano al futuro della nostra Italia, devono essere con noi, non possono impedirci comunque di urlare la nostra disperazione, la nostra sofferenza e soprattutto che ci sia prima o poi giustizia e verità e queste persone la paghino, perché tutti questi morti che stiamo facendo vedere adesso comunque meritano giustizia, non devono essere morti per niente. Perciò questo momento è un momento veramente importante e deve stare fermo nella storia, come l'inizio veramente di una grande giustizia che prima o poi deve arrivare, perché non è possibile che queste persone la facciano sempre franca, assolutamente. Hanno detto che non solo il Comitato Fortitudo si becca la denuncia se veniamo da questa parte, ma dato che vi stanno riprendendo tutti, vi chiederanno i documenti. Io lo so che la cosa giusta da fare sarebbe che tutti insieme andiamo tranquillamente di quello che ci dicono loro, perché loro stanno dalla parte del male e noi del bene, e loro dovrebbero farci passare, perché uno dice che è passato di quale sei, l'altro dice che ha cambiato percorso, in pratica ci stanno prendendo per il... ma lo sapevamo fin dall'inizio, con le minacce ci vogliono tenere lì, questa è la verità, ci stanno dicendo che potremo avere delle conseguenze. Volevo fare una domanda a questi signori in divisa. Voglio vedere chi ha il coraggio di rispondere tra di voi. Questa sera, quando tornerete a casa e guardate negli occhi i vostri bambini, cosa gli direte? Cosa gli direte? Cosa state facendo per il futuro dei vostri figli, dei vostri nipoti? Guardateli negli occhi i vostri bambini, perché li state condannando. Tornate a casa, guardateli negli occhi e abbiate il coraggio di dire: oggi papà ha difeso un assassino. Questo dovete dirgli, dovete dirglielo, papà oggi ha difeso Roberto Speranza, un assassino che ha ucciso, hai usato i protocolli della morte, tu hai ucciso mio padre e voi siete complici. Dimmi chi sei. Voi dovreste guardare i vostri figli e toglietevi quella cazzo di divisa per i vostri figli. Comitato Nazionale Familiari Vittime del Covid. Non un assassino. Grande grazia. Grande Fortitudo. Grande la Piccinelli. La Cinzia. Grazie. Grazie. Unica. Ciao. Grazie a voi. Italia, per 60 anni sono morti soli e disperati, mia madre si è salvata perché l'ho curata, erano disperati, assassini! Tutti danneggiati, delle persone che sono state soffiate.
ordini. Che la nostra speranza, questa parola che lui ha reso schifosa, ma noi ce ne riappropriamo stasera, decidiamo di riappropriarci di questa parola, la nostra speranza siete voi, perché avete dato al Comitato Fortitudo nuova linfa e nuova forza. Vi devo ringraziare davvero tanto. Grazie di cuore per quello che avete dimostrato. Avete dimostrato di essere migliori, migliori di tante persone che fanno finta di niente, di tante persone che stanno sedute sul divano e se ne fregano, che con l'indifferenza vanno avanti a vivere e a lavorare. Invece dovrebbero essere qua con noi, ma siamo in tanti e sono orgogliosa di essere qui con voi. Questo ricordo me lo porterà nel cuore per sempre. Grazie, 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 grazie. E sono contento di essere insieme a tutte le persone per bene, non difese, e mi fa tanto piacere. Viva la libertà!